Ciao a tutti! Ciao, ben ritrovati sul mio canale. Oggi cambiamo regione, sono in Piemonte, in Alta Valle Antrona. Alle mie spalle il paesino di Antrona Piana e oggi vorrei andare a fare un giro al lago di Antrona. Primo bivio a destra, Antrona Lago, 40 minuti, sentiero numero C0. Ho parcheggiato l'auto a meno di 100 metri dalla chiesa principale di Antrona Piana. Cima Allegra, 1014 metri d'altezza. Noi proseguiremo a sinistra. Punto di riferimento è la Baita Cima Allegra. Qui c'è un altro cartello. Il sentiero interseca la strada. A sinistra c'è un bivio indicato. 25 minuti per il lago di Antrona. È incredibile. Non so se conoscete la storia del lago di Antrona. Nel 1642 c'è stata una frana grandissima perché si è staccata la cima del monte Pozzuoli e la frana ha ricoperto per 2 km il territorio sottostante. E oltre a essere morte un po' di persone, tutt'oggi rimangono i resti di questa frana, e qui si vede veramente tanta di quella roccia che fa venire la pelle d'oca. E si è formato il lago perché la roccia ha deviato il fiume e così si è creato questo bacino, che oggi è chiamato il lago di Antrona. Qui c'è un cartello esplicativo. Allora, siamo passati da qui. Questo è il lago di Antrona, che si è formato proprio per l'ostruzione del torrente Ovesca, e qui le cime dei Pozzuoli. Questa è stata la zona di distacco della frana, che si è andata poi a riversare lungo tutto il territorio, addirittura fin qui, area di deposito frana. Si continua proseguendo, il sentiero è visibile.
dalla fontana poi riprendo la strada, si legge già Lago di Antrona. Dalla fontana poi ho preso la sinistra, seguendo la strada leggermente in salita, e davanti a me adesso c'è il Lago di Antrona e il cartello. E già si intravede il Lago di Antrona. E lì in alto c'è anche la diga. Ho lasciato la macchina a Antrona Piana e ho preso il sentiero in direzione del Lago di Antrona. Ora mi trovo qui e vorrei prendere il sentiero numero 1 in direzione della diga di Camplicioli. Scusate l'accento, non so come si dice. E al ritorno prendere il sentiero numero 2 e ritornare sul sentiero dell'andata fino ad Antrona Piana. Dal pannello esplicativo sono ritornata pochi metri all'indietro. Adesso vorrei andare qui a sinistra per fare il giro del lago. Si può fare in entrambi i sensi. Che meraviglia! Continuando, il sentiero è sempre indicato. Il sentiero è chiuso. Torno indietro. Mi dispiace perché avrei voluto fare il periplo del lago, però se c'è un cartello sicuramente un motivo c'è, ci sarà qualche tratto probabilmente da sistemare, e anche se il sentiero si vede quasi per intero da qui, però non ha senso rischiare. Vabbè, torno indietro e sarà per la prossima. Anzi, la prossima farò il giro del lago di Antrona e non solo, il giro dei quattro laghi. Nel frattempo mi guardo il lago un altro po'. A questo punto, anziché girare a destra, io sono arrivata proprio da qui, proseguo sulla sinistra per Cima Allegra e saluto il lago. Alla prossima! Quella è la cascata del Saionte e c'è un sentiero che passa proprio da lì. Eccolo spiegato qui sotto. Periodo di apertura da maggio a ottobre. Sto seguendo le indicazioni per Cima Allegra e tra poco dovrebbe esserci un bivio. Poco dopo il torrente, sulla destra c'è questo bivio per Cima Allegra. Che radice gigante!
Mi sono appena ricongiunta al sentiero dell'andata. Infatti stamattina andavo da questo lato. E adesso sono appena ritornata dal bosco. Come punto di riferimento c'è questa grande panchina e poi la segnaletica è sempre impeccabile. Ora si ritorna a sinistra. Il sentiero adesso incontra la strada e per Antrona Piana 20 minuti a destra. Riecco la baita Cima Allegra e noi andiamo a sinistra. È lo stesso sentiero dell'andata. Ormai ci siamo, mancano gli ultimi 5 minuti per rientrare ad Antrona Piana dove ho lasciato la macchina e spero di avervi lasciato tanta curiosità come quella che è rimasta a me per fare l'intero giro del lago di Antrona. E poi qui l'alta valle di Antrona è veramente qualcosa di bellissimo e merita una visita assolutamente. E ricordatevi che il lago di Antrona è percorribile da maggio in poi. E conviene sempre informarsi prima. Ci vediamo la prossima volta e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale, metti mi piace e commenta. Ciao!